Frato Ianni. Di Lello. Caso. Chi manca? Tripiedi. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 132 favorevoli, 300 contrari, la Camera respinge, 70, Mantero, parere contrario, Mantero. Grazie Presidente. Allora, a me francamente sembra incomprensibile il parere del Governo su questo ordine del giorno, però visto che il sottosegretario Baretta, quando non si parla di gioco d'azzardo e di manica larga, magari cambia idea anche su questo qua. Allora, qui si parla dei farmaci PHT, che sarebbe il cosiddetto prontuario della distribuzione diretta, ovvero dei farmaci che vengono prescritti ai malati che vengono dimessi da un riparto, da un ospedale, per garantire la continuità della presa in carico e dell'assistenza del malato. Questi farmaci la Regione può scegliere se farli distribuire direttamente dalle farmacie ospedaliere o se farli scegliere dalle farmacie private. In questo secondo caso ovviamente c'è un aggravio dei costi, perché le farmacie private hanno giustamente il loro onorario professionale che può variare da regione a regione, da ASL ad ASL. Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti che sono stati bocciati, in cui chiedevamo che la distribuzione tornasse ad essere esclusivamente diretta. In questo caso però facciamo una cosa molto più semplice, che ripeto francamente mi sembra incomprensibile che non possa essere accettata. Diciamo che la regione, l'ASL, può continuare a scegliere la distribuzione diretta del farmaco tramite la farmacia ospedaliera oppure tramite la farmacia privata, ma chiediamo che nel caso in cui si scelga la distribuzione tramite la farmacia privata non ci sia un aggravio dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla Regione per la modalità di distribuzione che ha scelto, cosa che peraltro è stata anche prescritta dall'AIFA in una determina del 2 novembre 2010, però determina che non viene rispettata, siccome non è legge dello Stato ma è solo una determina. Noi abbiamo un esempio pratico della scelta per la distribuzione solamente diretta dei farmaci. C'è un ASL, una piccola ASL, che è l'ASL 2 di Imperia, in cui si è scelta la sola distribuzione diretta e nel solo anno 2015 si sono risparmiati 1.087.000 euro con questa scelta, in una sola ASL così piccola. Questa cifra non ce la siamo inventata, ma è stata certificata dalla Corte dei Conti. Per il resto della Regione Liguria l'aggravio dei costi per la scelta della distribuzione promiscua è invece stata di più di 6 milioni di euro. Quindi con questo emendamento di fatto con questo ordine del giorno faremmo risparmiare al Servizio Sanitario Nazionale, puntando sulla distribuzione diretta, diversi milioni di euro. Io non riesco a capire per quale ragione ci sia un parere contrario. Se il sottosegretario me lo spiega, mi fa un favore. Grazie. La ringrazio. Non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Parere contrario. Ci siamo? La marca. Stella Bianchi, Cooperlo. Chi manca? Cooperlo. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 112 favorevoli, 339 contrari, la Camera respinge. 71 Di Vita, parere favorevole. 72 Grillo, favorevole. 73 L'Orefice, favorevole. Con riformulazione si accetta la riformulazione. 74 Colonnese, favorevole con riformulazione, si accetta la riformulazione.